Bene, abbiamo completato la nostra batteria, abbiamo scelto i suoni, provati tutti insieme l'uno con l'altro. Adesso possiamo passare al basso. Sigla. Il basso è un altro bel tallone d'Achille nella nostra evoluzione della produzione del brano, perché è difficile scegliere il suono giusto, soprattutto l'idea giusta che funziona, perché il basso insieme alla batteria è il groove che tira il nostro brano e che quindi lo rende ballabile, funzionale e anche riconoscibile. Non è semplice scegliere il suono di basso, scegliere il tipo di basso, perché anche in questo caso le alternative sono tantissime. Iniziamo pensando al giusto tipo di basso che sta bene sul nostro brano. Essenzialmente sono tre: un basso vero, quindi suonato o con un suono simile a quello che fa un basso elettrico suonato da un musicista; un basso synth, come questo esempio qui che possiamo sentire, quindi che viene fuori da un plugin, è un synth però su un'ottava bassa; oppure un basso più tech, chiamiamolo così, come questo esempio. In base al tipo di genere sceglierai un basso di questo tipo. Se pensiamo un po' ai generi, un basso vero si sposa meglio, oltre vabbè, su tutta la gamma del pop, rock, eccetera, anche su un genere tipo la soulful, nel quale gli strumenti sono abbastanza veri, allora ci sta bene una linea di basso molto groovy e che si muove spesso anche con delle piccole parti di improvvisazione. Se invece fai roba più tech, il basso che si muove troppo sposta l'attenzione di chi ascolta e di chi balla e quindi in realtà è controproducente. È meglio poche note che si ripetono spesso in modo da essere abbastanza ipnotico. Ora, sinceramente non sono neanche troppo un fan del basso mononota. Ci sono quegli artisti che veramente hanno una nota di basso o comunque un lick di basso e si ripete per 8 minuti. Ma sinceramente credo sia più interessante dare qualche variazione e dare anche qualche spunto su questo elemento che è molto importante. Se invece adotti un basso più tech, è evidente lì è più un discorso di movimento che si sposa con il groove che cresce e che cala in base ai momenti di tensione e rilascio. Molto spesso, oltre a questo, c'è un sub bass. Anche qui un esempio, prendiamo un'altra volta il brano di Van Pierce. Una parte di basso che agisce su frequenze molto basse, quindi sui 50 Hz, mettiamo, che magari non è così ben percepibile, cioè se lo senti in un'edicola non ti fa nessun effetto, però è molto utile per gli impianti, quelli più importanti, nelle discoteche o nei grandi eventi. E allora è bene inserire anche qualcosa da questa parte, che può essere anche molto fermo, anche delle note lunghe, che però danno corpo e sostanza alla parte bassa delle nostre frequenze. Innanzitutto il basso si deve sposare bene con la ritmica. Per fare un esempio, un brano molto percussivo non avrà bisogno di un basso troppo presente, ma possono essere sufficienti qualche nota qua e là, oppure qualche elemento che va più sulle basse frequenze. Mentre in altri casi è necessario un basso più presente. Però attenzione, per esempio se si usa un basso più da musicista, al basso che si muove troppo, perché risulta molto spesso più efficace un basso fermo, nel quale una o due battute si ripetono continuamente per tutto il brano, con qualche variazione sui finali. Certe volte quando ti trovi a lavorare con dei musicisti, li fai suonare sì ok, però purtroppo devi limitare un po' l'utilizzo anche di frasi molto creative, perché un basso più fermo è più ballabile. Se hai suggerimenti su come creare e sviluppare il basso di un brano, scrivi pure qua sotto e continua a seguire i video di Essere DJ Oggi su YouTube e su Facebook per lo sviluppo della produzione. Alla prossima!